Ciao, oggi voglio parlarti di una frase di Jerry Mulligan dove fa un utilizzo del cromatismo veramente efficace. Viene da un solo Bunny che ho trascritto interamente. Prima di andare avanti, voglio segnalare due appuntamenti, i miei primi due concerti post-Covid. Il 3 luglio alla Casa del Jazz suonerò come special guest del trio del pianista Markus Schinkel. Markus Schinkel è un pianista tedesco che fa un'operazione abbastanza particolare, cioè un riadattamento di musiche di Beethoven mischiate con il jazz, con i tempi dispari, però detto così non si capisce bene come suona. Provate ad ascoltare qualcosa sul suo sito, Crossover Beethoven, infatti si chiama. E invece il 9 luglio con Trisonic, il mio progetto con il quale è uscito il mio ultimo album, in trio al Gregory Terrace. Questa è la frase. Allora, lui fa quindi quinta, sesta, fondamentale, poi cambia ogni volta la nota di arrivo, po do pam, fondamentale, po do pam, nona. Po do pam, terza minore, po do pam, terza maggiore, po do pa ba pam. Questa qui è quarta aumentata, quinta. Facciamo una cosa, la scrivo. Allora, la maggiore, fa do sol, quattro quarti, 1, 2, 3, mi fa la, mi fa si, mi fa do. Allora, 1, 2, 3. Mi fa la, mi fa la, mi fa si, mi fa do naturale, terza minore, do, mi fa do diesis. Do mi fa pa pa pa. Quindi re mi. Eccola qua. 1, 2, 3, mi fa la, mi fa si, mi fa do di ba ba pa. E funziona molto bene perché, anche essendo una frase unica, è formata da tutte cellule in cui chiaramente c'è insito il concetto di call and response, ossia botta e risposta. Po do pa, po do pa, po do pa, po do pa. Poi che succede? Po do pa, e quindi po do pa, po do pa, po do pa, pa, pa. A volte frasi semplici, però con una buona logica. Fatte bene, con gusto, con un buon suono, funzionano meglio di qualunque altra cosa, specialmente all'inizio del solo. Infatti, non a caso, questa è la frase che lui fa all'ingresso del solo. E proviamo a fare questa frase in un'altra tonalità. Ad esempio, fa. Quindi proviamo a fare una tonalità più tosta, Si maggiore. De, de, bo, bo, pe, bo, bo, pa, bo, bo. Pa bu bu pa bu bu pa ba pa. Quindi quarta dalla quinta,
Sesta, fondamentale. Nona. Do do ba, bu do ba. Quindi. Rifaccio. Proviamo a fare una tonalità più tosta. Fa diesis. E così via. Quindi questa è una cosa secondo me importante. Quando vi studiate un solo, prendete una frase piccola, chiara, semplice, che può essere, diciamo così, una frase chiave dal punto di vista della sintesi. Quindi una frase piccola che però abbia all'interno una logica, una costruzione, e provate a spostarla in tutte le tonalità. Se vi piace questo vlog, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube. Ogni settimana pubblico un nuovo episodio, diciamo di tipo diverso, tratto diverse cose che però hanno in comune il sax ed il jazz. Ciao, ci vediamo alla prossima settimana.